visto, papà. Sta viaggiando a tempi record. Lo so, Piero. È un grande pilota. È una grande macchina. Quando gli date i tempi, aggiungete un secondo a ogni giro. Non gli devi far sapere quanto è andato veloce. Sono qui. Oggi è una giornata storta. Lo sapevi che non me ne sarei dimenticato. In fabbrica va tutto bene. La nuova macchina fa buoni tempi. Forse manca ancora un po' di aderenza, ma già va forte, molto, molto forte. Sono io, sto perdendo colpi. Sai che ogni mattina quando mi sveglio ho l'impressione che potrebbe anche essere l'ultimo. Penso che molto presto saremo di nuovo insieme. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno, Ariella. Salve. Sono qui per l'intervista. Scusi il ritardo. Oh, non si preoccupi, signor Ferrari. Grazie per avermi ricevuto. Di solito non parlo con i giornalisti. Non scrivono altro che bugie su di me. Allora sono onorato che nel mio caso lei abbia fatto un'eccezione. Se vuole parlare con me, niente fotografie e niente registratori. D'accordo. Spesso mi sono chiesto che cosa può sognare un uomo come lei. Mi dispiace deluderla, ma sono anni ormai che io non sogno più. Però lei da giovane un sogno l'ha avuto, non è vero? Costruire l'automobile più veloce, più bella e più desiderata del mondo intero. Mi dica, signor Ferrari, come ha fatto quel sogno a trasformarsi in realtà e poi quella realtà a diventare leggenda? Avevo solo 10 anni, ma me lo ricordo come fosse ieri. Thank you.
Chi ti ha dato il permesso di venire? Quando ti dico di fare una cosa, mi devi obbedire. Però hai portato Alfredo. Silenzio! Non discutere. Guai a te. E adesso stammi vicino. Eccoli, stanno arrivando. Adesso ho una macchina tutta mia. E quella la chiami macchina? Quello per me è un pezzo di legno marcio. Va bene, allora ti sfido, vediamo chi vince. Ci sto, ma quando avrai perso non voglio sentirti frignare. D'accordo. Aiutatemi. Uno, due, tre.
Di chi è stata la colpa, eh? È stata tua, vero? No, io non ho fatto niente. È caduto perché non è capace di guidare. Ma io non ho fatto niente! Li hai rubati? Hm? Li hai presi senza neanche chiedermeli? Ma perché è sempre colpa mia? Perché non ti va mai bene quello che faccio? Perché vuoi bene sempre a lui e a me mai? Enzo! Ma cos'hai? Che ti fa male? Fammi vedere. Adesso ti passa. Stai tranquillo. Ti sbottono il colletto. Lascia! Sì, sì. Ricordati, Enzo. Non piangere. Ascolta tua madre. Fai sempre i tuoi compiti. Non fare troppo il matto. Un uomo deve costruire qualcosa nella vita. Altrimenti, che razza d'uomo è? Che razza d'uomo? Sta tranquillo, papà. Studierò. Diventerò importante. Te lo prometto. Però adesso devi guarire, papà. Ti prego. L'hai detto tu stesso. Nessuno può farcela da solo. Ti ricordi quel giorno, quando mi hai portato all'operetta? E c'era quell'uomo che stava per morire. Poi ha rialzato la testa e si è sentito subito meglio. Anche tu devi alzare la testa. Ti prego. Ecco, così. Così puoi respirare meglio. Papà. 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 È passato tanto tempo. Deve essere dura per un bambino non piangere davanti al letto di morte di suo padre. Se un uomo non esprime emozioni, non significa che non ne ha. Perché non mi racconta di suo fratello e della discussione che aveste per la macchina di vostro padre? Lei come diavolo lo sa? Può darsi che l'abbia letto in una delle sue biografie. C'era la guerra. La grande guerra. Le macchine venivano requisite e inviate al fronte. Enzo, cosa stai facendo? Un'automobile da corsa. Così non potranno farci niente al fronte. Avresti dovuto chiedere almeno permesso alla mamma e a me! D'accordo. Adesso la rimetti a posto, esattamente come era prima. Capito? Altrimenti ti spacco la testa. Ti giuro che lo faccio. Siamo intesi? Va bene.
Perché non hai salutato tuo fratello? Non mi piacciono gli addii. Sei ancora arrabbiato per l'automobile, vero? Prima papà, ora te. Qualsiasi cosa fa lui va bene. Ma perché non lo vuoi capire? Tuo fratello era preoccupato che lo mandassero al fronte. Così perlomeno rimarrà lontano dal pericolo. Quella macchina potrà salvare delle vite. La useranno come ambulanza. E chi salverà la mia? Che cosa vuoi dire? È inutile che mi fissi in quel modo. Io in guerra non ci vado, è chiaro? Non mi importa un accidente di nessuno. Mi dispiace, amico mio, ma in questo buco infernale non ci perdo nemmeno un giorno di più. Stammi bene, piccolo. Che ci fai qui? Tuo fratello è qui. Sta morendo. Vuole vederti. No, mamma. Non ce la faccio. Certo che ce la fai. Perché se non ti alzi, giuro che ti rompo anche l'altro braccio. Alfredo. Più veloce. Andare più veloce. Stai tranquillo, Alfredo. Calmati. Ci sono qui io. Scappiamo via insieme. Eh? Il nostro carrettino. Dov'è il nostro carrettino? Avevi ragione. Te eri più veloce di me. Io gliel'ho detto. Sono caduto da solo, papà. Enzo, non c'entra niente. Basta adesso, Alfredo. Stai tranquillo. Ora devi guarire. E appena ti sei rimesso ti do la rivincita. No, no. Adesso. Dobbiamo farlo adesso. L'unico modo per mettermi in salvo a correre più veloce. Ti prego. E noi saremo più veloci. Molto più veloci. Più veloci. Andiamo. Finito. Si parte. Siamo veloci. Più veloci. Più veloci. Sempre più veloci. Più veloci! Più veloci! Più veloci! Più veloci! Hai visto?
Siamo stati più veloci. Abbiamo vinto. Non c'è niente da avere paura. Sei in salvo adesso. Mamma! Mamma, apri la porta! Apri la porta, sono io! Mamma! Non ti apro finché non trovi un lavoro e non metti la testa a posto! Ma io ce l'ho un lavoro! Oggi ho vinto la mia prima gara! Quasi. Parlo di un lavoro vero! Lo troverò! Ma adesso, per favore, apri la porta! Mi troverò un lavoro! Mamma!
Buongiorno. Mi scusi se l'ho fatta aspettare. Si immagini. Ho riflettuto sulla sua domanda d'assunzione, ma purtroppo per ora non ci sono posti vacanti alla Fiat. Anzi, in realtà, ultimamente abbiamo dovuto licenziare centinaia di operai. In questo caso avete bisogno di me più di quanto credessi, no? Lei è un giovanotto sicuro di sé, vero? Ma noi siamo una piccola azienda, figliolo. Lasci che le dia un consiglio. Perché non prova a cercare da qualche altra parte? Andiamo, mi metta alla prova. Mi dia un'opportunità. Come fate un affare? Lei non lo sa ancora, ma io sono un grande pilota. Ne sono più che certo. Ma c'è un altro piccolo particolare. Noi non abbiamo una squadra corse. Appunto, vede? Me la metto su io. Temo che sia del tutto inutile continuare questa conversazione. Lieto di averla conosciuta. Mi scusi. Come ha detto che si chiama? Ferrari. Enzo Ferrari. Se lo ricordi questo nome? Senz'altro. Qualsiasi cosa al mondo. Quella notte giurai a me stesso che non avrei mai più passato una notte al gelo. E così la mattina dopo tornò a casa? No, rimasi a Torino. C'avevo un amico. Un grande amico. Beppe Sicci. Ci vedevamo sempre in un bar di Porta Nuova. Parlavamo di automobili. E di donne, immagino. Ma come si fa a non parlare di donne? Senza le donne, i motori non partono neanche. Se non sbaglio, fu proprio in quel bar che lei incontrò Laura. Proprio così. Fu lì che la incontrai. Buongiorno. Buongiorno, signore. Fa freddo, eh? È vero. Enzo! Ciao. Perché non la sa decidere Laura? Papà, ma che male c'è se ci frequentiamo? Tu sta zitta. Quando vorrò la tua opinione te la chiederò. Devo pregarla di non insistere. Non ho cresciuto mia figlia per farmela portare via da uno come lei. Senza mezzi, senza prospettive. Senza prospettive, dice lei, signore. E cosa gliene pare di queste prospettive? Io non ho mai perso una sfida, signore. Cosa che spero terrà bene a mente, perché molto presto diventerò un uomo ricco e famoso. E che le piaccia o no, la prossima volta che il sottoscritto uscirà da qui, porterà Laura con sé. Hai visto? Ce l'ho fatta. Ormai l'ho conquistato. È pazzo di me.
non ha una macchina, è un maledetto macinino. Beh, un macinino che adesso si sta surriscaldando. Ma non mi rompere i maroni, Peppe. Se no comincio a vincere delle gare. Non potrò mai sposare Laura. Fermati, Enzo, si è rotto il manicotto. Mi hai sentito? Ho detto fermati. Rischiamo di fondere così. Ma non è mica acqua. Beh, Enzo, è una cosa veramente disgustosa. Caro Beppe, sarà meglio che ti abiti a fissarti nelle braghe anche tu. Perché tanto io quest'auto non la fermo fino alla linea del traguardo. Davvero, davvero, da incivile. Attento, Enzo. Fermati. Fermati! Visto, l'ho visto. Vieni a darmi una mano. Non scendo mica dall'auto. Eh? Perché? Ascolta. Hai sentito? Guarda là. Qual è il problema? Sono soltanto lupi. Eh sì, ma a me mi sembrano affamati. Aspetta un po'. Cosa fai? Basta sparargli. Vieni, scendi adesso. Anche gli alberi ci si mettono contro. Quando tagliammo il traguardo, erano andati tutti a casa. Ma la corsa successiva fu l'inizio di una lunga serie di vittorie. E vincere aveva i suoi vantaggi. Oh. Enzo. Questa è la nostra camera da letto. Allora... Signora Ferrari, che gliene pare? Oh, signor Ferrari, questa casa è meravigliosa. Ma non le pare che manchi qualcosa? No. No? No. La sposai dopo una settimana. Mia madre diceva che quando si trattava di combinare disastri non c'era nessuno più veloce di me. E così, ora è un pilota. Gareggia con l'Alfa, un team imbattibile. Ascari, Campari, Wagner. E lei. E lei vince. Primo al Mugello, primo all'Osta San Bernardo, poi finalmente il trofeo Baratta. Vuoi giocare tu? Ti accontento!
Mio figlio Francesco lo teneva sulla carlinga del suo aeroplano. Lo mette sulla sua automobile. Vedrà che le porterà fortuna. Signora, io non lo merito. Suo figlio era un vero eroe. Anche lei lo è, a suo modo. La prego, lo accetti. Perde colpi. Signor Ferrari. Dai, ragazzino, gira a largo. Mi hanno detto di darle questa. È urgente. L'hai sentito anche tu, no? Sì, sì. Perde colpi. Domani abbiamo la gara. Enzo! Voglia d'un mondo! Lo sai cos'è questa? Questa è una lettera anonima. Qui c'è scritto che ti sei fatta un amante. So perfettamente cosa dice. L'ho scritta io. Tu? Non sei pazza? Ma perché hai fatto una cosa del genere? Per ricordarti che esisto. Per ricordarmi che cosa? Io credo che tu abbia dimenticato cosa sia l'amore. Cosa sia il matrimonio. Cosa significhi per due persone costruire una vita. Una casa. E dei sogni. A volte mi sento come una vedova. E non me lo merito, Enzo. E te mi hai fatto venire via dalla pista per questo? Dove vai? Ho una corsa io domani. Le corse sono la mia vita. E io non ci rinuncerò mai. Non ti azzardare! Non ti azzardare, lasciarmi così! Calmati. Calmati, adesso basta, calmati. Quel matto lì ha già doppiato tutti. Hai tazza nuvolare? L'asso della motocicletta. Sì, proprio lui. Lui sbanda, ma non alza mai il piede dell'acceleratore. Così in curva, invece di rallentare, aumenta la velocità. Sì. Ne fa proprio di tutti i colori.
Enzo Ferrari. Nuvolari, come sta? Piacere di averti conosciuto. Prima. Prima di cosa? Prima che te ti vai ad ammazzare. Se continui a guidare così. Hai giorni contati. Beh, amico mio, questo però vale per tutti noi. Ma vediamo chi arriva prima. Chi arriva prima al cimitero, vuoi dire? Mi sa che te ci arrivi prima di me. Beh, se anche fosse così, aspetta 3 giorni per il funerale. Non si sa mai, potrei non presentarmi. Vedremo. Vedremo. Posso chiederti cosa pensi di fare? Voglio guidare come nuvolari. Cos'è, ti vuoi ammazzare? Guarda che non scherzo. Vedremo. Enzo, accendi il motore. Significa? Ho diritto alla mia felicità, Enzo. E vado a cercarmela. Sto sprecando la mia vita qui. Te non vai da nessuna parte. Lasciami andare. Ho detto lasciami, mi fai male! Sei pazzo. Thank you.
Io lo so cosa ti è successo. Tu hai paura. Te lo leggo negli occhi, Enzo. Smetti di correre. Fermati o un giorno finirai per ammazzarti. Te l'ho già detto una volta, se non smetti io ti lascio. Ti lascio, me ne vado per sempre. Quella fu l'ultima volta. Poi mantenni la mia promessa a Laura. Smisi di correre. E per sempre. Ma vinsi comunque la gara più difficile di tutte. La battaglia contro la paura. Ma se veramente vinse quella battaglia, perché non continuò? Per me, andare oltre il limite era un'eccezione alla regola. Ma per uno come Nuvolari, capisce? Era la regola. Non c'era niente da fare. Lui era il numero uno e io il numero due. Allora per lei quella fu la fine di un sogno? No, era solo l'inizio. Il sogno è diventato più grande, molto più grande. Costruire una macchina unica che non rallentasse in curva, che volasse. Senza mai staccarsi da terra.